Ci ritroviamo in diretta per tornare, fra Italo, su un altro appuntamento che ci è stato molto a cuore. Utilizzo il verbo al passato perché è un appuntamento, un'esperienza che ha avuto luogo, ma del resto non moltissimi giorni fa, quella di Smiley Academy in India, ad Assam, attraverso appunto quella che ha dato corpo alla Smiley Experience, così come chiamate. I ragazzi di Smiley sono quelli che ci hanno anche accompagnato con le Smiley News e ai quali sta particolarmente a cuore il tema della tutela ambientale. E la nostra ospite Nadia Paleari ci parlerà tanto di Smiley per ricordarci che cos'è, di cosa si occupano questi valenti giovani, quanto della esperienza ad Assam. Benvenuta Nadia. Buongiorno Nadia, benvenuta. Ciao, grazie, grazie a tutti e grazie per essere qui. Sì, Allora, faceva molto caldo in India? devo dire che faceva abbastanza caldo, l'umidità non si è fatta mancare, ma devo dire che abbiamo preso anche qualche pioggia tropicale, giusto per avere tutto lo spettro dei Per climi. avere tutta l'experience, se no. Non vi siete Esatto. fatti mancare nulla. Hai fatto parte di quel nutrito gruppo di giovani che è andato appunto in India, ad Assam, intorno a The Forest Man, l'uomo che da solo ha piantato un'infinità di alberi in India per contrastare i cambiamenti climatici e con il quale, ecco, stiamo vedendo già alcuni scatti fotografici, vi siete seduti intorno ad un tavolo, metaforicamente parlando, per affrontare le sfide appunto della sostenibilità proprio con i giovani che sono tra le persone più sensibili a questi temi così importanti. Per cui ti lascerei raccontare a tutto campo quello che è successo. Assolutamente, in realtà l'incontro con The Forest Man, con Jamaat Fa Yang, è stato proprio il punto d'inizio, il punto di partenza di questa esperienza e credo sia stato proprio simbolico a suo modo perché l'incontro è stato fatto durante anche la giornata della foresta e incontrare lui che da solo, partendo da un semplice albero, ha piantato un'intera foresta è stato sicuramente di ispirazione. Ma non in quel modo in cui sono di ispirazione le imprese che sembrano inimitabili. Sentirlo parlare ci ha fatto capire che veramente la sostenibilità è qualcosa che parte da un seme, parte da un singolo albero e metaforicamente è come se lui avesse lasciato dentro di noi un seme, un germoglio, che poi noi con Smiley Academy abbiamo voluto far fiorire, far germogliare. È stato simbolico anche il fatto che ci fosse la figlia, Munmuni Payeng, a cui sta passando in un certo senso il testimone generazionale della sua impresa. E è un po' un'idea che ritorna all'interno di Smiley, perché come dicevi tu, noi sono stati 30 giovani, siamo 30 giovani che hanno questa idea di voler costruire ponti, di voler connetterci. E la base di Smiley stessa, il suo nome alla fine significa Sustainable Mindset and Inner Level for You. Quindi quello che noi vogliamo andare a fare è partire proprio da un cambio di mindset. Quella di Assam l'abbiamo chiamata appunto Smiley Experience, e penso che Experience sia il nome migliore che si possa dare, perché io stessa prima di partire avevo tante idee, tante aspettative di cosa sarebbe stato, cosa avrei vissuto in questi giorni. E però poi mi sono resa conto che solo sperimentandolo, solo vivendolo, potevo capire veramente che cosa è stata, che cos'è questa Academy. Perché il fattore esperienziale è fondamentale. Quello che noi abbiamo fatto è un'iniziativa di formazione, però innovativa. Io mi occupo di sostenibilità, di training per la sostenibilità anche nel mio quotidiano. E molto spesso siamo chiusi all'interno di aule e con corsi in somministrazione frontale che possono essere molto validi, ma manca letteralmente mettere le mani in pasta, essere fuori nei luoghi iconici della sostenibilità. Ed è quello che noi abbiamo fatto in questa settimana. È stata un'esperienza di apprendimento in cui noi eravamo letteralmente nei luoghi, quindi qua possiamo vedere all'interno di un villaggio indigeno oppure nella stessa Molai Forest di Jamaat Fa Yang, ed è un'esperienza in cui si applica una nuova formula, che è quella
di innanzitutto connettere a livello intergenerazionale, quindi mettere il sapere, la tradizione, ma unirla anche all'innovazione, ai giovani. E poi è anche una connessione internazionale, dove abbiamo lavorato insieme tra popolazioni indigene e non indigene, con un obiettivo che è quello di investire insieme sulle prossime generazioni. E noi l'abbiamo fatto attraverso lo sviluppo delle nostre eco-imprese, quindi di progetti che ognuno dei singoli partecipanti ha sviluppato, partendo già da prima dell'esperienza, quindi arrivando con un progetto, un'idea, quasi un modello di business, e poi sviluppato proprio durante l'esperienza, grazie a tutte le fasi di apprendimento, grazie a tutte le esperienze che sono state fatte in questi giorni, con l'idea proprio di andare a dimostrare che è possibile avere un nuovo modello di business, avere un nuovo approccio che non è estrattivo come quello attuale, come quello occidentale potremmo definire, ma è rigenerativo e che si basa proprio sulle conoscenze e sul fattore indigeno, perché alla fine le popolazioni indigene sono solo il 5% di tutta la popolazione, ma è incredibile, questo dato a me ha sconvolto la prima volta che l'ho sentito, vanno a proteggere l'85% della biodiversità mondiale, sono veramente i custodi del creato, non saprei come altro definirli, e dobbiamo imparare da loro. Dobbiamo imparare da loro che già sanno essere sostenibili, quindi noi ora siamo sempre alla ricerca di sviluppo sostenibile, di soluzioni per la sostenibilità. Ecco, una cosa che ho imparato io è che già esiste, dobbiamo trovare il modo per integrarlo in quello che è il nostro modello di sviluppo. Nadia, complimenti per la chiarezza di esposizione, non è così scontata e non è da tutti, per cui grazie. Hai suscitato sicuramente una miriade di domande, fra Italo. E voglia, anche considerazioni, io volevo fare questo esempio, magari noi vediamo che si viaggia tanto anche al giorno d'oggi, i giovani di adesso viaggiano molto, però diciamo come meta di viaggio spesso dopo lo studio ci si fa questo piccolo premio, la vacanza, le ferie, si sceglie la grande città, i monumenti magari per i più maturi, i musei, dopodiché c'è la spiaggia o comunque la discoteca, il divertimento, un po' di trasgressione vogliamo dire così. Qui abbiamo invece altri giovani che scelgono l'India dove incontrano una persona che sostanzialmente ha piantato alberi e vanno ad incontrare persone dalle quali magari, non lo so, il resto del mondo non vede niente di interessante e loro scoprono un tesoro. Io credo che questa cosa vada raccontata ai 420 per dire quanto sia bello incontrarsi, quanto sia bello imparare. Secondo te, in base anche alle persone che frequenti tu, per cosa vale adesso la pena di viaggiare? Insomma, siamo nel 2024. Per cosa vale la pena veramente andare via da casa e spendere dei soldi? Perché è un viaggio che è costato anche questo, no? Certo, allora io credo che quello del viaggio e in generale anche del turismo sia uno dei temi da affrontare all'interno della sostenibilità. E, io lavoro molto con anche le giovani generazioni, proprio perché mi occupo anche di educazione, e quello che noto è proprio una ricerca allora nel gergo ogni tanto si chiama anche purpose, ma di scopo, fare qualcosa perché corrisponde ai miei valori, mi fa sentire che sto facendo qualcosa che mi fa bene, che fa bene al pianeta, quindi c'è proprio una ricerca e credo che anche il viaggio debba essere allineato a questo. Per me Smiley non è stato solo un viaggio, è stata un'esperienza e credo che piuttosto che organizzare magari un semplice viaggio, una fuga di un weekend, una settimana al mare, unire un'esperienza del genere possa dare molto di più, perché è stata un'esperienza a 360 gradi, noi abbiamo imparato, abbiamo lavorato, sudato letteralmente, ma ci siamo anche divertiti. È un'esperienza umana a 360 gradi. Cosa vuol dire? Che si lavora da un lato a dei progetti di impresa, dall'altro si è ispirati da persone come Jadap Fayeng, come sua figlia Munmuni, e dall'altro però si è anche a contatto con popolazioni dall'altro lato del mondo. E questo è un tipo di connessione di biodiversità umana, l'abbiamo chiamata, che è davvero incredibile. Quindi un'esperienza del genere, secondo me, è formativa sotto tutti i punti di vista. E l'India è stato il nostro punto di partenza. Noi siamo partiti da qua, ma adesso stiamo già pensando a quelle che saranno le prossime tappe, ad esempio l'Amazzonia, il Ghana. E secondo me è interessante l'idea di poter andare in questi luoghi che non sono ancora così conosciuti, ma che hanno così tanto re da regalare. E al tempo stesso abbiamo anche l'Italia. E
E uno potrebbe pensare anche perché Amazzonia, Ghana e poi Italia. Perché dobbiamo anche un po' andare a scalfire quella retorica del cambiamento climatico ha effetti solamente lontano da noi, dall'altra parte del mondo. Non è assolutamente vero. Noi andiamo ad agire anche in Italia perché prendiamo l'esempio della Lombardia. La Lombardia è la mia regione nativa e quest'estate è stata devastata da inondazioni, da grandinate. In un parco vicino a dove abito, 30.000 alberi, e non è un parco grande come la Moulai Forest in India, è un parco piccolino, 30.000 alberi sono stati divelti, quindi il cambiamento climatico c'è, è qua, è ora. E è anche un motivo per cui il mio progetto di eco-business sviluppato in India vuole andare a lavorare sui territori locali partendo proprio dall'Italia. È un progetto che parla di rigenerazione urbana, e che parte proprio dalle comunità locali, da quelle che non sono le grandi città, ma sono i piccoli centri, quelli dove magari c'è tanta innovazione, tanta voglia di fare, ma mancano i catalizzatori, le infrastrutture. E io voglio portarli partendo proprio dal sud, quindi anche qua adesso sono alla ricerca di idee, di persone che magari vogliono saperne di più di questo progetto per poter capire come portare quello che è stato l'approccio Smiley anche in Italia. E partendo proprio dal sud. Quindi io partirei dal suggerire di non fare solamente esperienze di viaggio, ma fare esperienza a 360 gradi, che è un po' quello che Smiley ha voluto essere fin dal principio e quello che io consiglierei a qualsiasi giovane, perché è davvero una formazione totale. E comunque, ecco, magari non soffermarsi alla superficie delle cose quando si viaggia, provare a penetrare un po' più il tessuto sociale, oltre che quello naturale, perché poi quel fattore indigeno di cui parlate, che è un'intuizione pazzesca, ecco, probabilmente appartiene anche alle nostre aree interne, sempre più abbandonate, spopolate, addirittura, ecco, adesso non si contano più i paesini che sono diventati fantasma, invece probabilmente è proprio nelle aree interne che possiamo riconciliarci con il creato, sarebbe molto molto bello. Nadia, potremmo star qui a parlare per ore, i tempi televisivi però ci ricordano che a un certo punto dobbiamo fermarci, ma siamo sicuri che il confronto con voi comunque proseguirà anche in futuro. Grazie mille Nadia, è un grande Assolutamente. baci, baci, abbracci a tutti gli amici di Smiley, perché siete veramente una grande ispirazione per noi. Grazie a voi. Per restare in contatto potete assolutamente seguirci sul nostro sito, sui nostri social e noi siamo ben felici di comunicare quello che stiamo facendo. Bravi, buon lavoro e allora arrivederci, a prestissimo.